compagni di nazionale. È iniziato questa decisiva sesta partita. ...4-2 per il Castelgoffredo, ovviamente riporterebbe il tricolore in provincia di Mantova. Attacca Risi e conquista il punto del sorpasso. Secondo me è molto contratto. Non riesce a doppiare, ha provato a bloccare. 1-2 micidiale questa volta, rovescio e dritto sulla stessa diagonale. Deve giocare di maggior astuzia. Ecco che va l'attacco a Risi. Palla lunga. E qui hanno preso coraggio in... per poi entrare col dritto. Attacca Negrisoli, si è costretta a difendersi da fondo campo a Risi. Palla corta, scarica un buon rovescio. Attacca ancora Negrisoli, costringendo a Risi a 4 set point annullati. Ha tagliato... E sbaglia ancora lo stesso... Ancora una volta l'accelerazione premia Negrisoli. L'errore di Negrisoli e di Arisi alla risposta per il 17-15. Per il nastro di Arisi. Scarica un doppio micidiale colpo Negrisoli, ma Arisi si difende bene. Grande scambio questo fra le due atlete con... Un errore. Ancora un buon rovescio di Negrisoli. Punto di aver molto più da perdere della propria avversaria. Certo. Del Castelgoffredo. 6-1. Sta vedendo il risultato nel secondo set. Si difende da fondo campo. E... Fondo e colpo su colpo. 7-3 Negrisoli. Ancora un attacco. E poi ci prova Risi. Si difende Negrisoli, attacca Risi. Ancora Risi che spinge con il proprio rovescio. Si difende come può. Negrisoli che passa al contrattacco. Ancora il rovescio di Risi. Il dritto di Negrisoli che finisce fuori. L'errore... Attacca Negrisoli e poi finisce quasi per terra nel tentativo. Intanto prova il servizio di rovescio. Attacca prima in dritto e poi in rovescio. E le dice bene perché non trova la palla Risi. Ma non secondo me con la giusta... Le ha pagate con i primi tre punti lasciati sulla retina. Attacca Risi, costringe lontano dal tavolo la Negrisoli che recupera anche un nastro. Ancora Risi con palla alta che sfiora il tavolo. Chiede scusa ovviamente. Venire sullo spigolo del tavolo. Prende i propri rischi, Negrisoli ancora attaccando, passa al contrattacco, ma... Parità. Parità. Negrisoli che va all'attacco, no? E
qui il Nastri invece dà una mano. Attacca Negrisoli. Scarica il rovescio Laura Negrisoli ed è lo scudetto della San Donatese, il terzo titolo tricolore della formazione milanese che pareggia 3-3 anche qui a Castel Goffredo dopo il 3-3 dell'andata, ma per effetto della differenza 7 conquista il titolo italiano. 17-15, 11-8, 11-9 le tre partite vinte da Laura Negrisoli nei confronti di Alessia Risi. Ed è il tricolore 2012 che resta a San Donato Milanese e con questo per Laura Negrisoli sono 15 titoli italiani. È la giocatrice italiana più scudettata d'Italia per qualsiasi sport noi prendiamo in considerazione. E adesso è tutta la festa della San Donatese, della squadra allenata proprio da questa straordinaria giocatrice. Uno scudetto, io direi, anche meritato, Antonio Di Silvio. Uno scudetto sicuramente meritato, specialmente nella parte finale dove... Noi siamo qui con Laura Negrisoli, eccola qui. Torna a vincere uno scudetto e lo fa subito con la nuova casacca della San Donatese, proprio qui a Castel Goffredo, dove ha giocato per anni, dove ha vinto per anni tanto titoli. Ed eccola qui, la... famiglia della San Donatese con il presidente Fenini in testa che alza la coppa del tricolore ed è lo scudetto della San Donatese. Il titolo 2012 è stato vinto dalle ragazze Liu Chun, Nicoletta Stefanova, Lisa Ridolfi e da Laura Negrisoli, allenatrice, giocatrice, da questa sera la più titolata italiana in Italia.